Benvenuti al nuovo appuntamento del telegiornale di Fraser TV di Casale Monferrato. Emergenza sanitaria, in provincia sono 13 i nuovi decessi del coronavirus, secondo l'unità di crisi regionale che registra anche 77 nuovi contagi e 489 guarigioni. In Piemonte sono 48 i decessi in più delle persone positive, di cui 6 ieri. In totale nella provincia di Alessandria è ora di 1088 e a livello regionale i pazienti guariti aumentano di oltre 3100 rispetto a prima. La situazione dei posti letto al Santo Spirito del 14 dicembre. Al Santo Spirito di Casale risultano ricoverati 57 pazienti nel reparto di media intensiva e 4 in terapia semi-intensiva. 3 i pazienti ricoverati in attesa di esito del test del tampone. Il totale dei posti letto Covid occupati nel nosocomio casalese è 60, sono 3 in meno rispetto alla rilevazione del giorno precedente. In tutti gli ospedali della ASL risultano attualmente ricoverati 316 pazienti, 4 in meno rispetto a 2 giorni prima, con Covid o in attesa di esito del tampone molecolare. Ricordiamo inoltre che la Regione Piemonte ha presentato il piano per l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva negli ospedali di tutta la Regione. Parte da gennaio la campagna vaccinale Covid-19 per gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA. Dal 21 gennaio è previsto che la Pfizer consegni i vaccini anti-Covid-19 nei centri di stoccaggio della Regione Piemonte. La prima fase della vaccinazione riguarderà il personale sanitario, nonché gli operatori e gli ospiti delle residenze per anziani. I vaccini verranno inizialmente distribuiti nei 5 ospedali di pertinenza di ASL-AL, collocati in Acquiterme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, che saranno i centri di somministrazione di riferimento diretto per il loro personale, per le attività sanitarie ed RSA del territorio. La vaccinazione proseguirà fino al raggiungimento della copertura programmata e in una videoconferenza stampa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla sanità, Luigi Genesio Icardi, hanno anticipato che, in quanto previsto dal piano pandemico regionale, il vaccino verrà consegnato da Pfizer per essere somministrato in 50 giorni ai 93.000 dipendenti delle aziende sanitarie piemontesi, ai 48.000 ospiti delle RSA e ai 34.000 operatori di queste strutture. Il richiamo della seconda dose deve avvenire tra il 19° e il 23° giorno dalla prima. La vaccinazione non sarà obbligatoria, ma fortemente raccomandata. Una volta che le persone avranno espresso il loro consenso, si procederà alla prenotazione. Cronaca, tragedia a Quarniento, è iniziato il processo ai coniugi vincenti. È iniziata ieri mattina in Alessandria il processo che dovrà giudicare l'azione devastante di Giovanni Vincenti e della moglie Antonella Patrucco, che nella tragica notte di Quarniento, più di un anno fa, causò la morte dei 3 vigili del fuoco, Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido. Il primo e forse unico test della mattinata è il dottor Pirfo. La Corte ha rigettato la richiesta della difesa, no alla perizia psichiatrica. Si torna in aula l'11 e il 25 gennaio e l'8 febbraio è prevista la sentenza. Tari per le utenze non domestiche, riduzioni ed esenzioni ampliate. Proseguono le agevolazioni sulla tassa rifiuti per le utenze non domestiche. Fino a fine anno saranno ancora previste riduzioni per i periodi di chiusura obbligatoria delle attività a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia Covid-19. La Giunta Comunale ha deciso di approvare per il periodo dal 4 al 31 dicembre 2020 la riduzione Tari per le utenze non domestiche nelle seguenti percentuali: pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo di chiusura obbligatoria a seguito dei decreti ministeriali e pari al 70% per il periodo in cui l'attività svolta con restrizioni negli orari di apertura. Per poter usufruire dell'agevolazione, gli interessati dovranno inviare una PEC a protocollo@pec.comune.casalemonferrato.l.it, indicando la volontà di conferire le richieste precedentemente effettuate di riduzione della Tari 2020 e indicando in quale delle due categorie rientra la propria attività, chiusura totale o parziale. La PEC dovranno pervenire non oltre le 12 di lunedì 21 dicembre 2020.
Grande successo per il mercatino dell'antiquariato a Casale. Con l'ingresso in zona gialla del Piemonte è tornato domenica a Casale l'appuntamento mensile col mercatino dell'antiquariato del mercato Pavia, in concomitanza col mercato straordinario in piazza Castello. Sono stati infatti circa 4.000 i visitatori giunti al mercato Pavia, circa 200 gli espositori che hanno aderito all'appello. Oltre ai più tradizionali giocattoli, presepi e addobbi di Natale, si sono viste anche cose estremamente curiose, da oggetti originali ad antichi capi da indossare. Per gli interessati del settore alimentare, il mercatino offriva anche l'ampio assortimento di prodotti tipici a chilometro zero. Biblioteca ragazzi, tre letture online per i più piccoli. Tornano le iniziative online della Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi Emanuele Luzzati di Casale. A dicembre sono in programma tre appuntamenti di Nati per Leggere Piemonte, un progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Secondo l'assessore Gigliola Fracchia, dopo il positivo riscontro avuto durante il primo lockdown, si ripropongono una serie di letture online per i piccoli lettori della Biblioteca Luzzati. Si partirà con Il ventilatore del drago a cura del Teatro della Nebbia dalle 10 di martedì 15 dicembre. Si proseguirà con Le storie suonate di Arriva il Natale a cura dell'autrice Giuditta Campello e del musicista Claudio Cornelli per l'accompagnamento della chitarra a partire dalle ore 10 di mercoledì 16 dicembre. Si chiuderà con Una festa inaspettata a cura del collettivo teatrale dalle ore 10 di martedì 22 dicembre. Le due storie saranno disponibili sulla pagina del Comune di Casale Monferrato, la sezione Coronavirus Cultura. Per informazioni biblioluzzati@comune.casalemonferrato.l.it, telefono 0142 444 302 o 444 308 o 444 297. Il casalese Paolo Buoni premiato con l'Award sull'energia. Il casalese Paolo Buoni, fratello di Marco Buoni, presidente delle associazioni europee del freddo, ha ricevuto l'Award sull'energia da parte del prestigioso Istituto Britannico per l'Energia per i meriti a livello di formazione sulle energie rinnovabili in tutto il mondo, in ben 140 nazioni, tra cui pure vicino alla Casa Bianca e a New York City. Il premio ha avuto particolare risonanza in questo momento nel quale la Gran Bretagna cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle energie rinnovabili. Anche per questo è stato consegnato l'Award al casalese Paolo Buoni, fondatore del European Energy Center in Edimburgo e da pochi mesi, pur sempre in Edimburgo, fondatore del Renewable Energy Institute. Alle Ardi la premiazione delle borse di studio Ragionier Bruno Bonzano 2020. Presso l'Istituto Superiore Le Ardi, sabato 12 dicembre sono state conferite le borse di studio destinate ai migliori studenti del corso Amministrazione, Finanza e Marketing. L'evento, giunto alla sua 15ª edizione, si è svolto a causa dell'emergenza sanitaria in modalità differente dagli anni passati, ma è stata comunque ricordata la memoria di Bruno Bonzano, diplomatosi ragioniere presso l'Istituto Le Ardi nel 1956, è divenuto uno dei più noti imprenditori casalesi per aver fondato il gruppo IBL, azienda importante per la produzione di legnami non solo nel Monferrato casalese ma anche a livello europeo. E il gruppo del 2012 è divenuto il primo stabilimento in Italia e unico in Europa dove si produce il pannello in OSB di pioppo 100% italiano. Alla cerimonia di premiazione svoltasi nell'ufficio di presidenza dell'istituto, rappresentato dal dirigente scolastico professoressa Nicoletta Berrone, erano presenti la signora Olga Raimondi Bonzano, vedova dell'imprenditore, accompagnata dal figlio Riccardo Bonzano. La festa di Santa Lucia a Consano. La comunità consanese ha commemorato la patrona Santa Lucia, quest'anno senza processione e proclamazione dei nuovi cittadini onorari rimandate per via delle restrizioni anti-Covid. I festeggiamenti diversi non hanno impedito l'accensione del falò in Piazza Australia e hanno accolto il vescovo Gianni Sacchi per la celebrazione, assieme a Don Bruno, della Santa Messa durante la quale è stato ricordato con commozione Monsignor Luigi Porta, recentemente scomparso. Alla funzione hanno partecipato il sindaco Emanuele De Maria, i membri dell'amministrazione comunale, le autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni locali. La mattinata si è conclusa con l'inaugurazione della mostra Natività d'autore, che dopo 25 anni di permanenza nelle sale di Villa Vidua diventa diffusa ed espansa per le vie del borgo e comprende disegni realizzati da 25 autori.
Passiamo allo sport, basket A2, impresa 9 più ribaldata Udine. La 9 più JBM vince al Carnera di Udine giocando con soli 8 uomini, di cui 3 ragazzini, e il risultato finale è 79 a 66. Hanno aiutato le triple di Fabio Valentini e i tiri di Collins, nonché i 24 punti di Thompson. Mercoledì si torna in campo al Pala Ferraris per il recupero con il Verona. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo sempre a seguirci. Grazie e al prossimo appuntamento.